Per chi mi segue sul canale da un po' di tempo sapete che non mi piace litigare, nel senso non sono mai stato un tipo litigioso, non ho mai fatto dissing e soprattutto non sono mai stato colui che è andato in un video a parlare male ad esempio di una squadra di calcio perché volevo parlare male di questa squadra. Però ora siamo arrivati secondo me a un punto focale della situazione in Italia in cui devo da youtuber far notare determinate cose alle persone un pochino più distratte, un pochino più impegnate, che sai, alcune volte non hanno il tempo, non hanno la possibilità ovviamente di informarsi su una cosa e quindi di conseguenza alcune volte, sai, non hanno tutte le informazioni necessarie perché ovviamente avrete pure le vostre cose da fare. Vi devo parlare di una cosa molto interessante che negli scorsi giorni ha un po' movimentato il calcio italiano, ma che è rimasta, diciamo, nascosta sotto l'omertà, perché quando non c'è la Juventus di mezzo, come al solito, fuoriescono, diciamo, i silenzi, fuoriescono le cose non dette, fuoriescono, come al solito, gli omertosi, le situazioni che non vengono nemmeno pronunciate, le persone stanno tutte nascoste. Invece quando c'è la Juventus si parla sempre male e si insinua una cultura, diciamo, del sospetto, secondo me, molto poco giusta e meritocratica. Intanto, se non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere like al video e ovviamente, ragazzi, non vi dimenticate, sempre se vi va ovviamente, di seguirmi sui social network, in particolar modo su Instagram. Ho due profili, li trovate nei commenti, seguitemi su entrambi per cercare di instaurare appunto un contratto. Il primo è un pochino più personale, il mio profilo personale, il secondo invece riguarda, diciamo, le dinamiche legate al canale, ma in entrambi parlo di Juventus. Detto questo, ragazzi, negli scorsi giorni Orjali è stato nominato di nuovo dirigente dell'Inter. Technical manager è la dicitura che c'è a fianco al nome dell'Inter nell'organigramma societario, accanto al nome di Orjali nell'organigramma societario dell'Inter, e lì ovviamente non ci sarebbe assolutamente nulla di strano. Orjali è stata una leggenda dell'Inter negli anni scorsi, ma ovviamente c'è una piccola cosa che nessuno di noi ha considerato. Orjali, oltre ad essere dirigente dell'Inter, è anche ancora dirigente della nazionale italiana. Cioè, lui ha un doppio incarico. Il primo incarico è quello che ha nella FIGC, quindi sta lì nella FIGC e occupa un ruolo di rilievo all'interno della federazione di gioco calcio in Italia, e al tempo stesso viene promosso a dirigente ovviamente dell'Inter. Una cosa che, se fosse capitata alla Juventus, credo si sarebbero tutti quanti indignati, avrebbero fatto tranquillamente interrogazioni parlamentari, avrebbero mobilitato la magistratura per cercare di capirci un pochino qualche cosa, perché lì c'era da indignarsi. Non riesco a capire come mai attualmente non ci si indigni. Cioè, fermo restando che io non sono uno di quelli che ha la cultura del sospetto, nel senso che a me Orjali, che sia andato all'Inter essendo un dirigente della nazionale, non me ne può fregare letteralmente di meno. Però sto ponendo un'ipotesi: se Orjali fosse stato una leggenda della Juve, se la Juventus avesse contattato dalla nazionale uno come Orjali e gli avesse detto vieni a fare il dirigente alla Juventus, la nazionale italiana e in generale la stampa italiana, il popolo italiano, avrebbe, diciamo, reagito allo stesso modo rispetto a come ha reagito con Orjali, oppure avrebbe reagito in maniera diversa? Perché io sono sicuro che avrebbe reagito in maniera diversa, perché sono sicuro che si sarebbero interrogati sul ruolo che avrebbe dovuto avere Orjali, avrebbero cominciato a parlare di complotti nazionali all'interno della Juve, avrebbero cominciato a parlare di favoritismi nella FIGC a favore della Juventus, nonostante quanto sia accaduto. Invece, dal momento in cui Orjali, che è una leggenda dell'Inter, arriva all'Inter dopo un'esperienza in nazionale senza lasciare il suo incarico in nazionale, stanno tutti zitti, nessuno parla, tranquillamente siamo seduti sulle nostre sedie, scorriamo le notizie così sul nostro smartphone e facciamo finta di niente. Se fosse capitato la Juventus, probabilmente ci sarebbe stato un oceano di polemiche, non solo social ma anche nei bar, perché è da lì che partono le polemiche. Perché voi credete che oggi l'ignoranza sia diffusa solamente sui social network? No, basta uscire di casa, andare nei bar in cui si parla di sport e sentire, come al solito, le persone di turno che parlano male della Juve, che dicono che la Juve è favorita, che dicono che la Juventus non è vero niente, che la Juve ruba tutto. Insomma, la verità è questa: a distanza di anni ci sono delle situazioni sospette che non appartengono alla Juventus e, guarda caso, vengono ignorate completamente. Se ci fosse stata la Juventus, probabilmente sarebbe venuto giù il mondo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi. Secondo voi è giusto che Orjali abbia un ruolo in nazionale e al tempo stesso sia anche dirigente dell'Inter? Come avrebbe reagito invece la folla se fosse stato della Juventus? Ma soprattutto volevo chiedervi un vostro pensiero sulla cosa. Cioè, vi infastidisce che un dirigente dell'Inter sia anche dirigente nazionale? Fatemi sapere.